ce la stiamo godendo, ormai ci siamo, sembra un sogno, non solo quando lo capiremo che non è un sogno, non lo so. Ha fatto la stessa cosa che aveva fatto suo padre. Non lo so se lui ci è riuscito in tanti anni consecutivamente, sinceramente, però siamo arrivati in Serie D. Però il campionato è quello. Sì, sono contento. Un motivo d'orgoglio in più. Anche per mio padre, che l'ho portato a rivivere queste gioie importanti. Adesso bisognerà programmare il futuro. Mi prendo qualche giorno di tempo. Adesso io ho detto iniziano i problemi seri. Ricominceremo da mercoledì a lavorare, ci prendiamo 2 giorni di vacanza. La prima sensazione, la prima cosa che ti viene in mente adesso? La prima sensazione, voglio dedicare la vittoria a mia madre che non c'è più da 5 anni, quindi volevo dedicarla a lei perché sicuramente sarà orgoglioso di suo figlio. Ecco mister, avete costruito un capolavoro. Sì, siamo stati bravi con Cristina, con Elvis, con il direttore, con lo staff, con tutti a scegliere i giocatori giusti. Niente che dire, ora non è che sto capendo molto, sinceramente. Però dai, sono contento. Alla fine ammortizziamo dopo tutto quello che sta succedendo. Però. Mister, abbiamo visto una scena appena finita la partita, sei andato subito da Mister 5. Sì, io faccio sempre così, io vinco o perdo, vado sempre a salutare la squadra avversaria. Mister, adesso bisognerà programmare il futuro, il tuo futuro, ci vuoi parlare già stasera o è presto? No, stasera parlo con Cristina, vediamo che mi dice. Mister 5, ti volevo chiedere... Insomma, una partita steccata dopo un cammino straordinario, soprattutto in questi playoff, avevate fatto un miracolo. Ma secondo me la partita di oggi è stato frutto di quel miracolo, perché in 2 mesi non potevamo avere la condizione fisica che aveva il Matino, una squadra costruita a giugno. Noi abbiamo pagato tutti gli sforzi a livello fisico e a livello psicologico fatti in queste partite, che ricordo oggi era la 7ª finale, per cui l'abbiamo pagata tutta.